Avanti. Buonasera maestro. Buonasera figliuolo. Siediti figliuolo. Dove, sulla sedia? No, in terra. Scusi maestro. Così? Fa freddo figliuolo? Abbastanza. Bene! Adesso. Che ti alzi le mani? Alzo io, sono il maestro. Scusi. Alziamo le mani, in segno di grande rispetto al Dio quell'altro. Sì. Non quello, quell'altro. Di grande rispetto. Adesso, in segno di grande rispetto, mimiamo l'animale a lui sacro, l'ornitorinco. Mimiamo l'animale a lui sacro. Adesso, per auspicare la sua venuta sulla terra, battiamo le mani. Battiamo le mani per auspicare la venuta. Fa male la vanità. Continuo. Assieme di un male. Bene! Vuoi dire? Grazie maestro, grazie. Adesso, per auspicare la venuta del Dio quell'altro, alzati figliuolo! Così maestro? Sì figliuolo, sì. Sì, così. Adesso, per auspicare la venuta del Dio quell'altro, sì, maestro. Inchinati figliuolo! Così maestro? Sì figliuolo, così. Adesso, per auspicare la venuta del Dio quell'altro, alzati figliuolo! Così maestro? Va bene. Adesso fai 3 giri su te stesso. Così, maestro? Va bene? Continua. Ma mi gira la testa, maestro! Bene! Puoi smettere. Adesso stramazza in terra dolorante. Ma non mi fa male niente. Come ti fa male niente? Male? Parecchio! Bene! Rimettiti seduto. Grazie maestro. Così va bene? Sì. Grazie. Il dolore tempra la carne e lo spirito. Dolore. E riguardo a questo ti racconterò 2 parabole. La prima nota anche come il discorso sulla montagna narra la notte dei tempi in cui il Dio quell'altro mandò in terra il sacerdote, apostolo, apostata, arrostata, quell'altra ancora. Messia, messo, un poco dismesso, del Dio quell'altro. Il Dio quell'altro. E quell'altro ancora, arrivato a 333 anni. Che sei bambini cristiani, Cristo è arrivato a 33, a noi è 333, bevamo il culo, strozzi, bastardi. Quell'altra ancora aveva un discepolo a 333 anni, aveva avuto anche il tempo di farselo, lo portò in cima a una montagna e gli disse: buongiorno figliuolo, destati, questo giorno è di ed eroi e di cammino. Altri fanno gli eroi, noi per cammino. Andarono, si incamminarono, passo, e cominciarono a essere stanchi. Allora il maestro salì sulle spalle del discepolo, il discepolo disse: mi fa male maestro. Il maestro disse: bene, il dolore ti tempra, il dolore ti fa bene, tutta salute, come le sai, la menta fresca. E continuarono ad andare in su, il discepolo si ruppe un piede, il maestro gli disse: vai avanti con le ginocchia figliuolo. Il discepolo si ruppe un ginocchio e il maestro ancora sulle sue spalle disse: vai avanti con le mani figliuolo. Oh, il discepolo si ruppe un
questo coso qua, come si chiama? Vabbè, insomma, questo è un gomito. È gomito, è un bel gomito. Il maestro sempre stando gli a cavarcioli gli mese vai avanti con i gomiti e discevo così, i gomiti arrivarono in cima alla montagna. E in cima alla montagna il discepolo, un filino stanchetto, quello discepolo, s'addormente, sabbo. E il maestro, appena il discepolo s'addormette, prese il suo nodoso bastone, che simbolo era del potere concessogli da suo biscugino, padre, cognato, insomma un sacco di altre cose che ora è meglio non ricordare tutte, che gli aveva concesso insomma quell'altro, prese il bastone odoso e guardando il discepolo disse: adesso è il momento della lectio magistralis. E gli spaccò la testa e gli strappò due, gli tirò fuori una e buttò a terra, ci pistò, ci pisciò, ci sputò. La parabola ci insegna che non è che siccome sei un bravo discepolo te puoi credere che quell'altro non te fa niente. Non funziona così, per niente. Funziona che se tu non ci dai i soldi, noi ti spacchiamo le gambine. Trova Dio prima che lui trova te. Trova Dio prima che lui lo trovi. Nella seconda parabola si narra la storia di Gertrude. Abelarda era una donna molto bella, simpatica, e il classico tipo che dici Medira, però era virginale e non peccava mai e aiutava gli altri, era amica di tutti e anche di tutti gli altri, ed era buona, era generosa, faceva l'elemosina, talvolta anche i ricchi facevano l'elemosina, lei che era povera. Un bel giorno, nella sua casa piena di animaletti, perché aiutava tutti gli animaletti, gli si posavano sulle braccia gli uccellini, pareva Biancaneve della Walt Disney, e poi gli entravano i topolini, gli dava da mangiare, qualcuno aveva cominciato a paventare l'idea di chiamare l'asno, però nella sua casa armoniosa bussarono alla porta. Tocchete, tocchete, fece, tocchete. E lei andò lì e fece, open. E chi si trovò davanti? Si trovò davanti il sacerdote di quell'altro, che a questo punto ci deve stare intorno ai 4500 anni, non lo so di preciso, ma dopo lo chiamo, me faccio di proprio sì. Meglio. Sì, c'è stato. No, perché a volte che non lo sai. Comunque era quell'altro ancora, quello del discorso sulla montagna, e quello del discorso anche in posti un po' meno, che è meglio non stare a raccontare. Gli disse, ah, buongiorno Maria. Sono qui per portarti la buona novella del Dio quell'altro. E lei, grazie maestro, grazie. E lo pulì, gli tolse crosta dopo crosta, lo scaccolò, poi gli fece i grattini dietro il collo, gli tolse la forfora, granello per granello. E poi lei, che era sempre stata virginale, e insomma lui che nonostante vecchio aveva ancora certi appetiti e insomma... Sì, insomma, quando uno è buono, deve dare tutto, deve dare... non è che puoi dare qualche cosa e lasciare qualche cos'altro. E che? Famo sconto 3x2, non famo in questa maniera. E scusa. Fai buono che vai non sai niente. E poi lei si addormentò. E il maestro, quell'altro ancora, prese il suo nodoso bastone, gli spaccò la testa, smezzò due, prese due, la buttò a terra, che pisciò, gli sputò, e poi buttò tutto nella finestra. La parabola ci insegna che non è che se fai le opere di bene ti serve il culo. Non funziona così. Ti serve il culo se fai di regolare l'assamento. Ci siamo capiti? Bravo, te cominci a capire. Te vedo che tu sveglio. Trova Dio prima che trova te. Perché poi Dio ti fa... questa maniera prima te trovi te che te trovi a lui. Adesso figliuolo, in virtù del fatto che sei l'illuminato, poi mi paghi pure la bolletta, chiariamo,
avrai la possibilità di farmi alcune domande. Meno male, ce l'avevo giusto un foglietto che l'ho fatto a casa. Grande maestro, posso farle una domanda? Prego, figliuolo. Perché siamo qui? Perché se eravamo un pochino più là c'è la strada, rischiavamo che ci mettevamo sotto. Grazie. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego, figliuolo. C'è vita nell'universo? Ora, non ho guardato le pagine gialle, però un po' il sabato sera mi hanno detto che c'è sta di vita, sì. Grazie maestro, grazie. Come saggio. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego, figliuolo. Qual è il senso della vita? È meglio che te vai diritto, perché se torni indietro poi fai delle cose brutte, tipo che prima muori, poi nasci, non sta bene, non si fa. Grazie maestro, grazie. Come sempre mi hai illuminato. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego, figliuolo. Esiste la verità? La domanda è mal posta, tu me volevi chiedere che ore sono. Giusto maestro, giusto, mi scusi. So io il mio quarto. Grazie maestro, grazie. Maestro, avrei un'altra domanda. Lei è il vero maestro? Certo figliuolo, ho preso ieri sera il diplometto di fantino di un maestro di equitazione, sono maestro. Grazie, no, maestro, ci sta scritto, ce l'ho da là. Grazie maestro. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego figliuolo. In questi tempi si fa tanto parlare della manipolazione genetica. E lei è favorevole o contrario? No, bisogna che stai attento perché queste cose vanno a diventare ciechi. Oh, grazie maestro, grazie. Vanno a diventare ciechi. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego, signore. Quando arriva il Messia? Non lo so, dovete essere qua, t'ho detto, perché è un po' che non lo sento, e quello sai com'è qua a Roma, poi a metropolitana, la linea ancora non l'hanno fatta, qui sta lontano, verso fine prenestino, non lo so queste cose, comunque mo dopo gli chiamiamo. Grazie maestro, grazie. Prego figliuolo. Maestro, avrei un'altra domanda. Ebrei, cattolici, cristiani, tutti, animisti, buddisti, quando potremo riunirci tutti in una grande chiesa? A carnevale. Grazie maestro, grazie, grazie maestro. Maestro, avrei un'altra domanda. Prego figliuolo. Qual è il significato ultimo della mia esistenza? Sono 50 euro, grazie. Se puoi pagare la cassa c'è la signorina in fondo che io ho un altro appuntamento. Grazie maestro, grazie, grazie maestro, grazie. E ora facciamo il saluto rituale del Dio Polaro. E levate, e levate.